Queste sono le 10 migliori scarpe con la piastra in fibra di carbonio, classificate sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, soprattutto della velocità, ma anche dell'utilizzo per il podista amatore. Vi racconto le tre cose che mi sono piaciute, quelle che avrei cambiato. Ecco la mia guida, sotto i link per gli acquisti, senza ulteriori indugi, ecco la classifica. Al decimo posto sicuramente le Kyodan, scarpe cinesi. Chi fosse avventuroso potrebbe davvero scegliere questo modello che vi consente di correre molto velocemente perché ha una mescola davvero super reattiva, forse addirittura più reattiva di quelle europee e americane, ma soprattutto una piastra davvero aggressiva che vi consente di andare al massimo della velocità ed un peso limitato con un drop basso. Non ho potuto utilizzarla né in una maratona né in una mezza maratona, ma negli allenamenti intensi credo che questa scarpa vi consenta di andare davvero velocemente. L'unico aspetto negativo è che forse il battistrada e la durata della scarpa stessa è un po' inferiore rispetto a quella dei modelli più conosciuti, però sicuramente è scarpa che merita di entrare nei primi 10. Per chi poi cercasse una scarpa cinese fosse un po' più conservativo, andrei assolutamente sulla Li-Ning Feidan, che di fatto è veramente una copia delle Vapor e quindi potrebbe essere assolutamente adatta. Ovviamente il mio suggerimento è mai prendere la copia, però comunque ho avuto buone sensazioni correndo velocemente con questa scarpa. Al nono posto poi ho messo Mizuno Wave Rebellion Pro, scarpa con un drop 4,5, 225 grammi, scarpa che ha velocità elevata e molto morbida, ha inoltre un grip fantastico, probabilmente la mescola della suola è quella che utilizzerei se dovessi correre con la pioggia. Ho amato il fatto che la piastra cucchiaio ha un foro nella parte centrale, cosa che vi consente di correre velocemente anche a lungo senza sentire quella rigidità che invece altre scarpe hanno. Dal mio punto di vista però l'unico aspetto negativo è che correndo lentamente questa scarpa non offre quel vantaggio che altre invece hanno. L'ho amata molto correndo alla maratona di Osaka, sarebbe sicuramente a un livello superiore, però solo per podisti amatori super evoluti. Una delle alternative potrebbe essere la Rebellion Sonic, che è pensata per correre sotto le 3 ore, meno aggressiva e comunque vi consente di andare davvero velocemente. Ovviamente nello stile Mizuno è abbastanza duretta, però comunque molto veloce. All'ottavo posto ho messo le New Balance Elite V3, che ho utilizzato alla maratona di Londra. Secondo me è una scarpa che ha una mescola molto più morbida rispetto alle altre presenti sul mercato. La piastra a cucchiaio è reattiva, molto reattiva. Sono rimasto sorpreso correndo velocemente. Ho amato anche il fatto che abbia una tomaia in knit che vi permette di avere buone sensazioni. Chiaramente l'unico aspetto negativo che ho rilevato è il fatto che forse la scarpa è leggermente instabile e quindi correndo per oltre 2 ore di corsa forse avreste qualche problema, però sicuramente scarpa che mi è piaciuta parecchio perché vi consente una corsa molto più morbida, anche paradossalmente a ritmi molto lenti. Mentre nel frattempo è arrivato il coniglio, l'alternativa potrebbe essere le New Balance Supercomp Trainer V2, che sono pensate solo per gli allenamenti ma hanno una sensazione di morbidezza estrema e la piastra in fibra di carbonio non si sente. Al settimo posto invece ho messo in casa Saucony la Endorphin Pro 3, che è pensata da un professionista, Jared Ward, che corre fondamentalmente di tallone e quindi potrebbe essere utilizzata da un ampio spettro di podisti amatori. La mescola in Power Run PB è morbida ma al tempo stesso davvero reattiva, utilizza una piastra anch'essa molto reattiva. Forse l'aspetto negativo che ho rilevato è che la tomaia e in particolare la parte del tallone potrebbe creare qualche problema perché la scarpa è forse meno stabile rispetto ad altre presenti sul mercato, ma potrebbe essere utilizzata per ritmi anche leggermente più lenti e quindi secondo me ha un ottimo vantaggio competitivo anche per chi corresse per esempio in 3 ore, 3 ore 15 la maratona. In casa Saucony poi ci sono anche le Elite, che sono adatte per il podista amatore super evoluto e mi sono piaciute tantissimo. L'unico aspetto negativo forse è il prezzo, però secondo me questa scarpa potrebbe essere adatta per correre tutte le maratone velocissimamente, a dimostrazione che Saucony ha un catalogo davvero completo. Al sesto posto Hoka Rocket X2, che è stata lanciata
alla fine dell'anno scorso, ma poi disponibile sul mercato all'inizio del 2023, mi è piaciuta molto il fatto che il Pebax utilizzato sia parecchio morbido e comunque molto reattivo. Paradossalmente questa forse è quella che assieme alle New Balance può essere utilizzata anche per corse lente. Ho amato il drop relativamente basso rispetto alle altre del mercato, ad avere un perfetto bloccaggio del piede, almeno per il mio piede, mentre forse l'aspetto negativo è che il battistrada potrebbe crearvi qualche problema se la utilizzate non in gara, in strada, ma su una pista bianca, perché forse tende a rovinarsi più rapidamente rispetto alle altre scarpe del mercato. Io comunque sfortunatamente non l'ho utilizzata in una maratona, però comunque Oca ha fatto passi da gigante rispetto all'anno scorso e quindi la suggerisco al podissamatore evoluto, ma anche a chi volesse comunque correre davvero velocemente. Un'alternativa potrebbe essere la Carbon X3, che è uscita l'anno scorso, che secondo me è una scarpa molto reattiva, più stabile, anche se forse un po' troppo duretta, però ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Al quinto posto ho messo la Puma Elite Nitro V2, che secondo me ha una mescola eccezionale. Questo Nitro Elite vi consente davvero di correre velocemente, ha soprattutto il miglior battistrada presente sul mercato assieme a quello delle Mizuno. Ho poi anche amato la tomaia, che gestisce davvero bene i cambi di direzione, si allaccia in maniera molto precisa, la scarpa resta davvero un tutt'uno con il vostro piede, ha davvero il miglior rapporto qualità-prezzo, però credo che questo Nitro Elite tenda a consumarsi leggermente prima, almeno a livello di performance, rispetto alle altre scarpe presenti sul mercato. Sarebbe secondo me molto più in alto in classifica, però sicuramente ottima scarpa, soprattutto per gli allenamenti veloci e anche ovviamente per le gare. Puma poi offre come top di gamma la Fast R, che ho utilizzato alla maratona di Pisa. Secondo me è una scarpa davvero reattiva, molto veloce e che soprattutto sulle brevi distanze potrebbe avere il suo perché. Secondo me oltre l'ora di corsa ho qualche problema e soprattutto è adatta soltanto a podissiamatori super super evoluti. Al quarto posto invece ho messo ASICS Metaspeed Sky Plus, che è arrivata alla terza colorazione, non è cambiata rispetto al modello dell'anno scorso e quindi le caratteristiche più interessanti sono che la piastra in fibra di carbonio è davvero customizzata per il podissamatore evoluto. In secondo luogo questa mescola in Flight Foam Turbo vi consente davvero una reattività eccezionale, secondo me a livello delle migliori presenti sul mercato. Ho amato inoltre il fatto che la durata della mescola è superiore secondo me alle altre scarpe e quindi potreste utilizzarla più a lungo rispetto agli altri modelli. Io ne ho 3 o 4 a casa. L'unico aspetto negativo secondo me è che il battistrada perde leggermente rispetto alla competizione e soprattutto non la utilizzerei per le gare con la pioggia, dove secondo me la trazione è un po' più limitata rispetto alle altre scarpe presenti sul mercato. In casa ASICS poi l'alternativa potrebbe essere le Edge Plus, che secondo me sono adatte anche a podisti amatori un po' meno veloci e hanno un drop 8 e vi consentono comunque di correre una maratona molto molto velocemente. Al terzo posto invece ho messo la On Cloud Boom Eco V3, con la quale avrei dovuto correre la maratona di Verona, purtroppo non ci sono riuscito per problemi fisici. Dal mio punto di vista è una scarpa che utilizza una mescola super reattiva con una sensazione simile rispetto a quella delle prime due. Dal mio punto di vista poi ho amato particolarmente la tomaia, che è secondo me sicuramente la migliore presente sul mercato, perché rende il piede davvero coccolato, fermo. Ho amato anche il fatto che sia una scarpa che può essere utilizzata anche per ritmi più lenti. L'unico aspetto forse negativo è che la base della scarpa stessa è un po' più stretta, cosa che potrebbe ad alcuni creare dei problemi, anche se comunque è una scarpa con un drop 9, unica sul mercato, ha una fantastica compliance e quindi la suggerisco per tutti i podissiamatori. Ovviamente ha un prezzo un po' più elevato rispetto alle altre, quindi non l'ho messa al primo posto. Al secondo posto, ero un po' indeciso tra la prima e la seconda, ho messo nuovamente le Adidas Adios Pro 3. Sono scarpe davvero super veloci che
hanno una mescola molto reattiva, ma al tempo stesso davvero forse la più stabile del mercato assieme a quella delle On. Mi è piaciuto anche il fatto che la piastra in fibra di carbonio sia molto reattiva e però non così aggressiva. Riuscirete a correre con questa scarpa a tutti i ritmi. Chiaramente il battistrada è uno dei migliori del mercato e quindi la potreste utilizzare anche per correre con la pioggia, ma anche in situazioni un po' più estreme. L'unico aspetto negativo dal mio punto di vista è che forse è un po' instabile nei cambi di direzione, ma non ho di fatto notato nessun problema alla maratona di Berlino, dove ho comunque sono riuscito a correre velocemente per tutta la gara. Come confermato dai miei amici di Top 4 Running, l'anno prossimo ci sarà la Evo 2 e la prima versione ha fatto tantissimi record, però questa ovviamente non è inseribile nella classifica e sicuramente non la riuscirete a comprare durante questo Black Friday. Al primo posto ho messo ancora le Nike Vaporfly versione 3. Sicuramente molti dei podisti amatori non hanno amato il fatto che questa scarpa sia leggermente più morbida. Sono rimasto però comunque sorpreso che la scarpa resti davvero molto reattiva, abbia un peso inferiore rispetto a tutte le altre del mercato, pesa meno di 190 grammi nella taglia US 9. Comunque la tomaia e la struttura della scarpa stessa vi consente di non sentire la scarpa al piede e riuscirete a correre velocemente, anche se secondo alcuni questa scarpa è un po' meno reattiva della precedente. Questo ovviamente dipende anche dai vostri gusti. La scarpa è forse più morbida, ma non ho potuto utilizzarla in una maratona, ma sulla mezza maratona di Copenaghen, ritornato dall'infortunio, sono riuscito a correre alle stesse velocità e con una sensazione migliore rispetto anche addirittura al modello precedente. L'ho amata particolarmente, penso che sia ancora la miglior scarpa presente sul mercato. Chiaramente stiamo aspettando il prototipo della Alphafly versione 3, che è stata quella utilizzata da Kiptum per fare il record del mondo, però secondo me la Vaporfly 3 resta anche nel 2023 la migliore scarpa presente sul mercato. Un'alternativa in casa Nike potrebbe essere l'Alphafly versione 2, se la trovate scontata potrebbe essere una soluzione, ma dovete veramente correre molto 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 velocemente. In conclusione, il mio suggerimento è: comprate le scarpe con piastra in fibra di carbonio e con la mescola nobile solamente se pensate di migliorare la vostra performance. Utilizzatele però con parsimonia. Nei prossimi giorni vi racconterò anche quali sono le migliori scarpe per l'allenamento con piastra o senza piastra. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Nei prossimi giorni farò davvero tante recensioni. Io vado a dar da mangiare al coniglio, che è comunque qua sotto. Ciao, alla prossima!